Buonasera. Chi spettatori a vostra esposizione, se siete pronti possiamo iniziare. Massimo Mitidieri, giornale Sicilia, prego. Mister, buonasera. Buonasera. È diventata una bestia nera questo Cosenza, è peraltro una prestazione che per l'amor del cielo non rispecchia quella del 6 maggio, ma comunque per lunghi tratti è sembrato non il Trapani che conosciamo, ma comunque diciamo che dopo 10 giorni abbiamo visto sempre quel Trapani un pochettino balbettante, specialmente quando subiva molta pressione. C'è la psicosi, cioè, del Cosenza. Sì, perché poi quando gli ultimi 10 minuti, un quarto d'ora, siamo riusciti a fare qualcosa in più di pressione, quello che si è lavorato su questo. Poi c'è stato un po' di nervosismo, di attesa. La cosa che noi è tutto l'anno che giochiamo, generalmente proprio giochiamo da squadra. E questa cosa qui un po' mi ha fatto riflettere. E quindi ho visto che poi sono sbloccati un po' tutti, ripeto, l'ultimo tratto della partita, questo non va bene. Però ancora è tutto in discussione, questo con il gol, il 2-1, ancora tutto da giocare. E magari l'ultima partita può essere quella che può racchiudere un po' tutto, no? Di questo, con questo Cosenza-Trapani, questo incontro Cosenza-Trapani, perché questa telenovela veramente sta diventando una telenovela. Quindi credo che come tre ragazzi di prepararci bene in questa partita di ritorno, molto bene, molto. Bisogna essere diversi da quello che siamo stati anche stasera. Davide Franceschino della TV, mister bentornato, ormai sì, dedicato. Siamo... ho visto un Trapani diverso, tranne l'ultima di campionato che più o meno non siete entrati completamente in partita. Oggi lo stesso, per tattica, perché giocate sullo 0-0 o perché non siete entrati in palla il 15 giorni di pausa, magari nemmeno un po'? Non siamo entrati nella partita perché non l'avevamo preparata d'attesa, anzi, siamo sempre da prendere alti, solo che visto il ritmo di più di qualcuno era un po' un pochino più diverso, dopo quando abbiamo avuto le prime occasioni poi ci siamo impauriti e questo ha fatto sì che non siamo diventati aggressivi. Però io come dico sempre ai ragazzi, ricordiamoci che l'unica cosa che serve è avere coraggio e questo coraggio stasera non l'abbiamo avuto, è una cosa che mi fa veramente pensare. Però poi ora ripeto, il 2-1 ci dà la possibilità di coglierlo un'altra volta come suggerimento. Adesso bisogna essere bravi, la prossima partita non possiamo sbagliare assolutamente l'atteggiamento, il modo di essere. Lopez, Rai 3. Abbiamo capito dopo 4 partite che il Trapani soffre il Cosenza. Evidentemente. Volevo semplicemente sapere se è soltanto una questione psicologica o anche una questione tattica. No, non è tattica, perché a livello tattico non credo che ci hanno messo il gol, sono venuti su rimpalli i 2 gol che hanno fatto stasera. Però ho avuto occasione, noi siamo stati bassi, non so, questa squadra qui non siamo mai stati aggressivi, a parte la partita in casa a Trapani dove sì abbiamo perso ma abbiamo perlomeno creato tantissime occasioni da gol, invece in queste 2 partite non l'abbiamo fatto, l'altra per un motivo, questa per un altro, però adesso bisogna assolutamente interpretare in maniera diversa. Valcarrione, Gazzetta dello Sport. Senta, mister, la volta scorsa lei ha avuto parole forti anche nei confronti dei calciatori. Poco fa ha appena detto che servirà coraggio per superare il turno, ma oltre al coraggio che cosa si aspetta dai suoi calciatori? Ah, mi aspetto molto di più e quindi sarò anche nella valutazione, la scelta che farò la farò in maniera un po' più netta anche di vedere chi ha proprio questa predisposizione di giocare come spesso si gioca. Manuel Soluri, RTC. Mister, probabilmente ha già risposto precedentemente, il reparto che ha fatto peggio della sua squadra, insomma, qual è probabilmente l'attacco, anche se abbiamo visto quando Ivaco è uscito, insomma, probabilmente si è reso conto della prestazione mediocre, a dir poco, quindi ho visto che siete scambiati un 5. 5, lo devi sempre, mi sembra il minimo che si può dare è il 5. Scontato. Ci mancherebbe anche che non diano il 5.
si vuole, no, non è, io dico sempre che è la squadra che deve essere la principale attrice della situazione. Noi siamo stati anche titubanti in alcune, soprattutto nella fase difensiva, ma siamo difesi bassi, generalmente bisogna stare alti. Infatti, secondo tempo, dopo 20 minuti, siamo usciti ad alzarsi. Questa cosa qui, forse è la pressione che pensi di dover, perché devi vincere, ci posso mettere anche questa nel pensiero, no? Però bisogna togliersi dalla mente, liberarsi dalle nuvole e pensare veramente a pedalare e correre in maniera più efficace e con più produttività. Okay. Una domanda, lei ha ritrovato Polidori che rientrava dopo un infortunio, quindi ha un valore aggiunto e ha sembrato di essere già sul pezzo, perché di rapina è riuscito forse a sbloccare un risultato con una rete che veramente pesa come un macigno. Sì, infatti il tanto che era fuori, è rientrato, stava allenando gli ultimi giorni bene, quindi acquisiranno un po' di minutaggi più di qualcuno, e questo ci consente anche di variare qualcosa, perché qualcosa varierò. Grazie a tutti.